Di Pietro. Signor Presidente del Consiglio, finalmente. Attenda un attimo, onorevole Di Pietro. Prego i colleghi di consentire all'oratore di svolgere il suo intervento. Onorevole Colombo, la richiamo all'ordine. Prego, onorevole Di Pietro. Posso cominciare? Prego. Finalmente, signor Presidente del Consiglio, finalmente oggi inizia la fine del suo impero di cartapesta. Sì, è così, signor Presidente, perché qualunque sia il risultato numerico del voto di fiducia che otterrà, qualunque sia il voto che ha comprato, un dato è certo. Lei non ha più quella maggioranza politica che le permetta di governare, non ce l'ha più. Quindi le piaccia o non le piaccia, lei è arrivata al capolinea della sua esperienza politica e non le rimane che rassegnarsi al suo destino, consegnarsi cioè alla magistratura e come un Noriega qualsiasi farsi giudicare. Stia qui, Presidente del Consiglio, pavido, pavido, pavido. Presidente del Consiglio che fugge, scappi, vada alle Bahamas, vada anche lei a nascondersi, perché questo lo aspetta, affidarsi alla magistratura o fuggire, perché questo si aspettano i cittadini che in questi anni non si sono fatti infinocchiare dalla sua propaganda fascista. D'altronde, lei si è messa a fare politica non certo per servire il paese, ma solo i suoi affari personali, soprattutto quelli giudiziari, fuggiasco Berlusconi. Fino a poco tempo fa lo denunciavamo solo noi dell'Italia dei Valori. Ci chiamavate e ci chiamate ancora giustizialisti, populisti, questurini, addirittura avete coniato un termine che per voi sarebbe dispregiativo, dipietristi. Ebbene sì, quel che noi abbiamo detto per anni, oggi qui in Parlamento lo hanno ammesso anche molti parlamentari della sua maggioranza, a partire dal Presidente della Camera Fini, che si sono assunti una responsabilità per il Paese e per l'interesse del Paese. Ed io li ringrazio. Lo so, lei pensa di lavarsi la coscienza con il solito ritornello. Sono tutti comunisti di sinistra. No, non è così, Presidente del Consiglio. L'altro giorno, fuori di qui, c'erano addirittura gli imprenditori e le loro associazioni di categoria a protestare contro di lei per essere stati presi in giro pure loro. Presidente Berlusconi, fuggitivo Berlusconi. Non vorrà mica insinuare che pure il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, il dottor Buzzetti, sia un rivoluzionario comunista. Ieri, presidente Berlusconi, la guardavo. Diverso da oggi. Oggi fugge. Ieri era tutto tronfio. Si sbrodolava nei suoi calzoni affermando di essere il leader più popolare del mondo. Sì, è vero. Di lei ne parlano tutti all'estero, ma proprio per questo noi ci vergogniamo di lei. Perché ne parlano tutti all'estero. Noi ci vergogniamo, fuggitivo Berlusconi, di avere un Presidente del Consiglio che all'estero viene irriso, deriso, ridicolizzato, preso in giro, messo all'angolo, sbeffeggiato, trattato come un buffone di corte. Noi da italiani ci vergogniamo del nostro Presidente del Consiglio, specie quando va all'estero. Noi ci vergogniamo di quel Presidente del Consiglio che telefona alle questure per segnalare che Rubio è la nipote di Mubarak. Che quel Presidente del Consiglio che considera Putin un dono di Dio. Quel Presidente del Consiglio che ritiene Gheddafi un leader della libertà. Noi ci vergogniamo, direi, Presidente del Consiglio, perché quando va all'estero lei fa vergognare l'Italia. Noi dell'Italia dei Valori ci vergogniamo di avere un Presidente del Consiglio che compra con promesse da marinai e forse al suono di bigliettoni, i voti dei deputati dell'opposizione per avere la maggioranza dei parlamentari che votano a suo favore.
Ma si rende conto di quel che ha fatto, Presidente del Consiglio? Lei ha subornato la mente e la coscienza di alcuni parlamentari, approfittando delle loro debolezze esistenziali. Lei è un Presidente del Consiglio e non può comportarsi in questo modo. Sì, perché le ricordo che è un delitto comprare il consenso parlamentare, comunque è un atto moralmente riprovevole. Non mi venga a dire che non è reato perché lei sa che la Costituzione garantisce i membri del Parlamento nella loro libertà di voto. Libertà di voto, sì, purché sia un voto veramente libero, colleghi, perché il voto libero deve avvenire come moto spontaneo di coscienza, senza interferenze, senza condizionamenti esterni. Soprattutto non deve essere il frutto di una corruzione parlamentare. Il voto non è libero quando, come ha fatto lei, viene venduto, scambiato, ricattato, costretto, indotto. Lei, signor Presidente del Consiglio, è moralmente riprovevole, perché lei, comprando il voto di alcuni parlamentari, ha violentato la Costituzione. Onorevole Cristaldi, e si segga. Ha umiliato il ruolo del Parlamento. Lei, con il voto che oggi ha comprato, ha ridotto grandemente le condizioni minime di agibilità democratica in questo Parlamento e nel Paese. Lei, Presidente del Consiglio, oggi deve affrontare una verità e non deve rifugiarsi dietro alle sue bugie. Bugie, sì, come bugiardo e ipocrita è stato il discorso con cui ieri lei ha chiesto la fiducia. Lei ieri ha descritto un paese che non c'è, un paese delle meraviglie che è solo nella sua mente, nei suoi sogni narcisistici. Lei ha parlato di 100 miliardi di euro messi a disposizione per rilanciare l'economia del paese. Ma quali 100 miliardi di euro? Ma dove stanno? Ma chi li ha visti? Forse si riferiva ai suoi investimenti a sud di Antigua, ottenuti in cambio dell'annullamento del debito che quel paese pirata aveva con l'Italia. Sì, perché lei è abituato a pagare con i soldi degli italiani i suoi affari. Così ha fatto e sta facendo con Gheddafi in Libia e così ha fatto e sta facendo con Putin in Russia. Il paese reale, però, signor Presidente del Consiglio che fugge, si trova in una situazione totalmente diversa da quello che lei ha descritto. Provi a mettere fuori il naso da Montecitorio o da Palazzo Grazioli e se ne rende conto. Fuori di qui, ogni giorno ci sono persone di ogni categoria sociale che protestano e non ne possono più di essere presi in giro da lei e dal suo governo. Fuori di qui, ieri mattina, addirittura c'erano i poliziotti che protestavano perché stanchi di pagarsi pure la benzina per correre appresso ai delinquenti. Fuori di qui, oggi ci sono migliaia di studenti e docenti che non sono delinquenti per il solo fatto che protestano, signora Gelmini, ma sono giovani disperati a cui avete tolto pure il futuro. Fuori di qui ci sono i lavoratori senza contratto, ricattati dai tanti marchionni strozzini di turno. Fuori di qui ci sono i precari senza futuro di ogni categoria di lavoro. Fuori di qui non c'è quel paese delle meraviglie che lei descrive. Ci sono i giovani e i meno giovani che hanno perso il lavoro e che non l'hanno mai avuto. Fuori di qui ci sono i cittadini dell'Aquila, terremotati due volte, prima dal destino e poi dalle sue frottole. Fuori di qui ci sono tante persone bisognose a cui avete tolto la solidarietà, a cui avete tolto ogni speranza, ogni aspettativa. Fuori di qui ci sono persone che vogliono un po' di giustizia. Fuori di qui, sì, signor Presidente del Consiglio, fuori di qui, fuori dal Parlamento, da questo governo, perché voi avete ridotto l'Italia a un paese delle banane. Fuori di qui, prima se ne va, meglio è.